questo tipo di progetto è ancora in fase di realizzazione o comunque in già fase... è stato realizzato. Ok. Solo vedi è la prima versione. Mm-hmm. Mentre quella che vedi è l'immagine, la versione finale, cioè sarebbe il prodotto finale di vendita. Ok, perfetto. E tra quanto sarete su Kickstarter? Tra qualche giorno? Sì, una settimana, massimo 2 settimane. E con quale prezzo iniziale proporrete l'hardware? Allora, la scheda verrà venduta a 30 euro, non più di 30. E successivamente ci sarà un abbassamento magari del costo oppure eventualmente... Ma sì, sicuramente con l'aumento delle vendite sicuramente ci sarà un abbassamento del costo. Quindi, giusto per ricapitolare, abbiamo detto un Cortex M0, una sì. SP8266, la sì. possibilità di ricaricare la LiPo sulla board tramite sì. l'USB, e ci sono memorie a bordo, l'alloggiamento per l'SD, ci sono altre memorie a bordo per caso dell'Epron? No, ha un RTC interno, okay. La velocità di clock è di 48 MHz, mm-hmm. queste sono tutte le caratteristiche, i pin di ingresso e uscita, i pin analogici di ingresso e di uscita. Perfetto.